Sia lodato Gesù Cristo. Ecco fratelli, questa domenica, questo Vangelo che segue la chiamata di Gesù degli Apostoli, gli uomini, le persone chiamano questo Vangelo il discorso missionario. Discorso missionario. Gesù vuole un po' istruire gli apostoli, dice: guardate che ci saranno delle ostilità contro di voi, vi vorranno zittire, ci saranno delle minacce, voi stessi penserete di essere abbandonati da Dio. Ma Gesù, sappiamo bene che non fa, diciamo, solo discorsi. Sappiamo bene che la gente non ha bisogno di discorsi, ha bisogno di testimoni, di testimonianze. E quindi Gesù vuole formare le persone, cioè non vuole dare un opuscolo, dire: guarda, segui queste norme e stai tranquillo. No, Gesù forma. Diceva una volta Papa Francesco, la formazione non è vieni ti insegno, anche San Giovanni Bosco, no? Diceva che era più educativo dire una parola all'orecchio a un ragazzo nel gioco che non dalla cattedra o dal pulpito. Comunque, diceva Papa Francesco, la formazione di una persona non è vieni ti insegno, perché ormai internet ci sostituisce. Ma vieni e seguimi, cioè stai con me. Allora, del resto sono nelle parole sussurrate, cuore a cuore di Cristo con i suoi apostoli, che lui li forma. Rinnega te stesso, andate a due. Quindi la prima cosa è, certo, è il discorso missionario, ma più che un discorso Gesù ha a cuore di parlare appunto al tuo cuore. E quindi ti dice: guarda che troverai ostilità e il tuo cuore si agiterà. Tutti siamo ovviamente preoccupati. Ieri notizie dalla Russia non certo incoraggianti. Gli eventi esterni spesso occupano gran parte delle nostre preoccupazioni, malattie, eventi climatici, guerre. Tuttavia Gesù dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Cioè Gesù è più preoccupato della morte della tua anima, innanzitutto. A che giova guadagnare il mondo intero se poi perdi te stesso? E se voi vedete in alcune disgrazie umane, muore prima l'anima che non del corpo. Ah, la mia vita non ha più senso. E allora uno si lascia andare spesso, talvolta anche mortalmente. La mia vita non è più degna di essere vissuta. C'è una morte dell'anima prima che la morte del corpo. Lo dicono anche gli scienziati, che se tu abbandoni un cucciolo o abbandoni anche un bimbo, quello non è che muore innanzitutto per mancanza di cibo, ma per mancanza di calore, di amore, di carità, di presenza, di qualcuno che lo ama, che gli dice: è bene che tu ci sia, io mi dono totalmente a te. Allora, fratelli, è questo il motivo per cui Gesù ai 365 circa momenti in cui nella Bibbia si dice non avere paura, non abbiate paura, non temere, contrappone un quotidiano incontro nell'Eucaristia, un quotidiano incontro nella preghiera, un quotidiano richiamo alla conversione, come la intuizione appunto di Radio Maria all'inizio, alla sua nascita negli anni Ottanta.
Cioè ogni santo giorno tu devi essere informato da una voce che viene dal cielo, non da quella che viene dalla terra. Perché la voce ragionevole che viene dalla terra non è stata contraddetta dalla voce della fede, ma è stata superata. Cioè Dio va oltre, perché vuole andare oltre al fatto che tu, se non ascolti la voce di Dio, ascolti la voce di qualcun altro. La distrazione di stare sempre al cellulare o essere informati continuamente da voci che magari non hanno attinenza al Vangelo, non hanno attinenza alla bontà, al bene, al bello. È il problema che tu a queste voci sostituisci altre voci e poi ci si straccia le vesti e ci si rimane sorpresi per delle disgrazie. Ma incredibile, questa persona sembrava una persona normale. L'ho incontrata al bar e poi succedono cose inenarrabili. Perché? Perché noi riteniamo esagerato il fatto che Dio possa tutti i santi giorni visitarci e parlarci. Lo riteniamo esagerato. E invece sappiamo bene che Gesù, da quello che dicono i Vangeli, tutti i santi giorni saliva al monte, ascoltava la voce del Padre e con la forza della voce del Padre sconfiggeva i nemici dell'anima sua e di quelli che gli stavano attorno. Una volta tornando dal monte, appunto, gli dicono: ma qui c'è gente che litiga perché questi tuoi apostoli non hanno saputo sconfiggere il male e non hanno pregato. Questi demoni si sconfiggono solo con la preghiera. I nemici spirituali, i nemici dell'anima, si vincono con forze spirituali, non con forze carnali. Non è chiudendo uno in una gabbia che gli impedisci di peccare o di fare, ma è se da dentro lo converti, se lui ascolta qualcosa di più grande. Allora, fratelli, non è esagerato che il Signore ci parli tutti i giorni, non è esagerato frequentare la messa feriale tutti i santi giorni, non è esagerato, come ci hanno sempre insegnato, di pregare al mattino e di pregare alla sera ogni giorno. È doveroso per la salute e per la vita della nostra anima, perché se muore la tua anima, fratello, noi crediamo dalla teologia di San Tommaso, muore pure il tuo corpo. Quanti neurologi ci insegnano appunto che certe malattie dipendono da questioni dello spirito, dispiaceri o gioie. Quindi, fratelli, non è esagerato che da 42 anni la Madonna ci faccia visita. Lei che ha ricevuto questo compito di una maternità universale, e quando Gesù ha effuso lo spirito dalla croce gli ha dato anche questo compito: ecco tuo figlio. Non è esagerato che una madre ti chiami tutti i giorni. Allora, fratelli, chiediamo di non cedere, di non credere anche a chi pensa che iniziare un metodo in cui apri 5 minuti al giorno la porta alla voce di Dio sia sbagliato, perché questo metodo piano piano aprirà il tuo cuore ad avere sempre più desiderio di questo sapore, di stare con Dio. Allora allungherai questo tratto di tempo, il tempo di grazia che entra nel tuo tempo cronologico. Si apre il tuo cuore, dai non più 5 minuti, inizi a fare qualche minuto di adorazione, poi magari inizi a recitare un po' il rosario, poi vuoi andare a messa non solo la domenica, poi addirittura ti rendi conto che per contrastare un nemico dello spirito ci va anche che il corpo segua lo spirito, inizi a fare un po' di digiuno. È un metodo che la Madonna ci insegna e che il Signore ci insegna.
che il Signore ci insegna nei Vangeli. Ecco, concludo trasmettendovi quello che Cardinal Descour, che da cui sono stato ordinato sacerdote, ci diceva sempre quando eravamo seminaristi. Ci diceva: ricordatevi sempre, se uno non prega un giorno, se ne accorge lui. Se non preghi due giorni, se ne accorgono anche quelli che ti stanno attorno. Se non preghi una settimana, se ne accorgono tutti. È essenziale comprendere la voce di Dio, perché quella ti dà la fede e la forza per vivere la carità sopra la possessività, sopra il vizio, sopra l'invidia, sopra l'orgoglio. Come mi ha detto una signora questi tempi, ha detto che è andato dal suo sacerdote, gli ha detto: carissimo, bellissimi discorsi che fai, mezz'ora, ti ascolto volentieri io, tuttavia sappi che questi ragazzetti desidererebbero vedere 2 minuti voi preti insieme, questo sarebbe sufficiente per loro, non se ne fanno nulla dei discorsi questi ragazzini, che li chiami a chiedersi scusa, a far la pace, a stare insieme, e voi che testimonianza date? Ecco, questa è la testimonianza della comunione, può venire attraverso la preghiera e la conversione personale. Ecco, andando in piazza San Pietro, dopo la Santa Messa, molti di voi, ecco, ascoltiamo la voce del Papa che è guidato dallo Spirito per nutrirti in quel dato momento, ma per tutta la giornata, negli incontri che avrai. Sia lodato Gesù Cristo.